Ciao a tutti, è sera, è tardi, vi faccio questo video perché oggi è una giornata particolare, diciamo più che particolare, è la giornata adatta per fare la purificazione di questi due cristalli. Guardate qui che belli, vi faccio vedere. Allora, voi dovete sapere che nella cristalloterapia, nella cultura dei cristalli, ogni pietra ha un suo metodo per essere caricata e per essere purificata. Quindi non tutte le pietre possono essere purificate con l'acqua, non tutte le pietre possono essere purificate con acqua e sale, non tutte le pietre possono essere esposte al sole o in questo caso essere a contatto con la fonte di calore. In questo caso io non le andrò a riscaldare, soltanto a livello simbolico perché abbiamo questa tipologia di pietre. Abbiamo il quarzo rosa, che è questo qui, vedete che bello, e il quarzo rosa tormalinato, vedete che bello? La tormalina, sapete, è quella pietra nera legata al e si lavora con il primo chakra, invece quella del quarzo rosa è legata al chakra del cuore. Va bene? Io devo fare un lavoro stasera, queste me le porterò nel lettuccio. Dormiranno con me queste pietre. Però, siccome non le utilizzavo da un po', ho deciso di fare la purificazione delle pietre e le vado anche a caricare. Per purificare il quarzo rosa tormalinato, come si fa? Si deve far scorrere acqua corrente fredda sulle pietre. E poi si immergono le pietre con qualche granello di sale. In realtà ci vorrebbe il sale non iodato. Io non avevo il sale non iodato, ho messo veramente qualche granulino di sale grosso. Dopodiché, per i lavori di guarigione emotiva, quando avete veramente proprio bisogno di purificare la vostra aura, la vostra energia, un bel lavoro forte. Io con una candela in cui dentro c'è un ramoscello di alloro, no, scusatemi, di rosmarino, e qui c'è invece un ramoscello di ulivo, come simbologia del sole, vado a utilizzare la candela arancione. Perché il quarzo rosa, queste due si possono esporre, diciamo, non direttamente ai raggi solari delle ore più forti, magari le ore un pochettino più basse, si può, però non per troppo tempo perché si può scolorire la pietra. In questo caso noi andiamo a fare questa simbologia del sole perché dopo averle purificate io le devo caricare e vado a mettere per qualche secondo, vedete, come simbologia la vado a posizionare sopra. Così. Dopodiché, con l'ulivo vado a fare una croce. Io ne ho fatte tre, potete fare una croce, tre croci, sette croci, nove croci, il numero dispari, quindi meglio una, tre, sette, nove è l'ideale. Poi andiamo a lasciare un pochettino così questa candela vicino al corcetto con il quarzo rosa. Vedete quanto è bello? Ma vedete quanto è bello? Non so se si riesce a vedere, diciamo non è il massimo. Guardate adesso con questa luce, si vede meglio. Vedete adesso l'ulivo, sapete che ha delle proprietà di guarigione, di riappacificarsi con se stessi, di nuove opportunità, di incontri armoniosi. Ricordatevi anche che il quarzo rosa, abbiamo detto quarzo rosa e quarzo rosa tormalinato. Il quarzo rosa tormalinato ha più una funzione di scudo, di protezione, di guarigione, come se fosse una spugna un po' più grezza rispetto che lava via le energie
deteriorate, i malesseri a livello un pochettino più sporco, come se usassimo una spugna, una retina, no? Invece il quarzo rosa è un lenitivo, è più gentile, è la pietra che andrò ad utilizzare dopo aver utilizzato il quarzo rosa, ok? Il quarzo rosa tormalinato, quindi vado ad utilizzare prima questa per il lavoro grosso, sporco, diciamo così. Invece questa è la pietra del cuore, protettiva del cuore, è la pietra che riarmonizza, è la pietra della pace, ecco perché l'ho voluta abbinare al ramoscello di ulivo. Andrò a lavorare con entrambi, utilizzate queste due pietre con questo tipo di purificazione e questo tipo di caricamento della pietra, quindi andate prima a togliere, a scaricarle delle energie vecchie e poi le andate a caricare, va bene? Utilizzate queste pietre quando avete bisogno di riarmonizzare voi stessi, quando venite da un periodo, diciamo c'è stata una delusione, c'è stato un periodo che vi ha fiaccato, un periodo molto intenso che vi ha messo un po' troppo alla prova. A quel punto, con queste due pietre, andate a fare veramente un lavoro. Tra le altre cose, il quarzo rosa. Mamma mia, che bella questa inquadratura. Tra le altre cose, il quarzo rosa è anche una pietra che aiuta il sonno. Sapete, poi ci sono altre pietre, ne faremo un video un po' alla volta. Faccio un esempio, tipo l'occhio di tigre, ci sono invece altre pietre che hanno delle funzioni e proprietà completamente opposte e quindi non ci potete dormire. Un po' alla volta faremo tutte quante le pietre. Io questa sera, questa notte andrò a fare, come stavo dicendo, un lavoro su queste con queste bellissime pietre. Fatemi sapere se vi piacciono i video anche con i cristalli. Quando fate i consulti con me, io vi posso fare anche vi posso negli esercizi, nella ritualistica che vi do, posso anche inserire i cristalli, va bene, a seconda della tematica da affrontare. Vedete queste tre bollicine che sono uscite? Ma guarda un po'. Ma guardate un po', sembrano tre bottoncini. Quindi, se volete fare un consulto privato con me, potete scrivere a Sai Neri, SAYNERI 96 @gmail.com. Va bene? Io vi saluto e vi do un appuntamento al prossimo video. Che bellezza! Anzi, no, vi voglio salutare con questa. Guardate quanto è bello! Guardate, ragazzi, che magia! Guardate che magia! Bellissimo. Lasciate un like e vi abbraccio.